Il progetto Crateri, promosso attraverso un bando dall'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, ha inteso sviluppare delle pratiche di comunità che si rivolgono principalmente alla rigenerazione urbana e culturale di luoghi che con il sisma del 2012 sono stati abbandonati. Il progetto Crateri quindi ha potuto avvalersi di due fasi di realizzazione: una prima fase prettamente di mappatura del territorio, degli edifici segnalati dalle comunità come luoghi abbandonati o come luoghi che hanno avuto una storia particolare per quel territorio, e dall'altra una serie di pratiche, di azioni concrete e di comunità per poter far ripartire quei luoghi e ridare a quei luoghi una nuova vita. Questo è un percorso che l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione intende proseguire con una serie di attività e di laboratori che sono volti alla conoscenza dei beni culturali e del paesaggio regionale. Immaginiamo un tessuto vitale dove le realtà che già sono presenti e sono di altissimo valore e che guardano soprattutto ai temi della cultura, della musica e della fotografia possano fiorire, moltiplicarsi e quindi produrre un valore sociale sempre maggiore. La nostra forse è anche più un'ambizione ed è quella di permettere che certe connessioni siano facilitate, che il diritto visto come uno strumento di ostacolo alla realizzazione di esperienze positive possa diventare invece uno strumento e un volano. Garantire una più efficiente gestione degli spazi. Una gestione di spazi che garantisca l'accessibilità e che favorisca strumenti di collaborazione e generatività urbana. A me piace pensare la città come la città delle pietre, usando una parola latina, la urbs, la città dei mattoni, la città delle case, e d'altra parte vi è la città delle persone, la civitas, no? La città dei cittadini, degli uomini. Quindi delle relazioni fra le persone, dei diritti, dei doveri, della partecipazione, dei diritti di cittadinanza. Io credo che questo progetto vuole proprio fondere, riunire, trovare una sintesi fra la URBS e la Civitas. Noi crediamo che il sisma del 2012 abbia creato una frammentazione societaria, oltre che quello che tutti vediamo, cioè problemi strutturali e danni agli edifici. Il lavoro di ricostruzione è andato avanti in questi anni e si sta concludendo. Adesso le comunità locali, a nostro avviso, devono lavorare sulla partecipazione delle comunità per ricreare un ruolo attivo dei cittadini e delle persone che diventino proprio degli attori dei luoghi che vivono. Penso che questo progetto Crateri di architetture territoriali è veramente una modalità con cui poter rendere il territorio alla portata dei cittadini, ma non nel senso di dare a disposizione dei luoghi, ma far sì che i cittadini facciano di quei luoghi il posto dove loro vogliono vivere. Mi auguro che questa opportunità, che è dei cittadini, delle associazioni, dei ragazzi, delle famiglie, sia veramente vissuta come un laboratorio dove esprimere le migliori potenzialità e idee del futuro della cittadina ideale che loro vogliono. Credo che il progetto Crateri abbia un'importanza per la pubblica amministrazione di questi territori, in particolare nella possibilità di riconoscere all'interno dei processi di rigenerazione urbana una componente legata all'attività sociale e culturale sui territori che è particolarmente rilevante. Che gli sviluppi possibili del progetto di Crateri siano quasi come tutte le impressioni che i bambini ci hanno dato oggi durante il laboratorio, il primo laboratorio che abbiamo fatto alla scuola primaria di Medolla. L'incentivare anche i singoli cittadini, anche i bambini in questo caso, nel dare un proprio contributo alla crescita della città.
Io credo che il progetto Crateri sia per l'amministrazione una grande opportunità, un'opportunità per agganciare le comunità che si dovranno prendere cura degli spazi pubblici, dei luoghi che sono oggetti del percorso di rigenerazione urbana. Credo che sia un'opportunità per costruirsi anche all'interno proprio del personale che lavora nelle amministrazioni delle nuove competenze, un modo più interdisciplinare di lavorare, perché rigenerazione vuol dire rigenerazione urbana, ma vuol dire anche rigenerazione culturale, vuol dire rigenerazione sociale, quindi ci sono tanti aspetti da interlacciare e da affrontare, diciamo, orizzontalmente. Sulla base della nostra esperienza riteniamo che la rigenerazione urbana deve essere intesa come un processo di rivendicazione di spazi abbandonati o inutilizzati, quindi a compimento del proprio ciclo di vita, rivendicato da soggetti emergenti all'interno di una comunità. In ragione della loro fragilità è necessario che tale rivendicazione avvenga in una condizione di eccezionalità. Da questo punto di vista, l'uso temporaneo è la risposta affinché i risultati attesi siano all'altezza delle aspettative e delle ambizioni dei processi stessi. Per noi il vero risultato è soprattutto quello che portiamo a casa, a parte quello che abbiamo lasciato al territorio, quindi un percorso di partecipazione aperta, un dialogo e un'integrazione tra i cittadini del territorio e le pubbliche amministrazioni che si è andato allargando e facendo più concreto. Sono nati due progetti che tuttora sono in essere e porteremo avanti in modo che possa veramente essere stato un progetto concreto. Ricostruire dopo un terremoto non è impresa facile, noi in Italia purtroppo lo sappiamo. In Emilia-Romagna però dopo il sisma del 2012 abbiamo fatto bella figura. Non basta però ricostruire gli immobili, occorre ricostruire una comunità, il che vuol dire che i cittadini hanno cominciato a discutere sul loro territorio, su come migliorarlo, su come renderlo più bello e a fare le cose insieme. Questa esperienza penso che nel tempo diventerà esemplare, durerà ben oltre il terremoto e anche oltre la ricostruzione.